La garzetta, il cui nome scientifico è Egretta garzetta, è un uccello della famiglia degli Ardeidi. Essa ha una lunghezza compresa tra i 55 e i 65 cm, con un'apertura alare di poco meno di un metro. Il piumaggio è interamente bianco. Il lungo becco è nero, come le zampe. La parte inferiore del piede è giallastra, ben visibile da dietro quando in volo. Non presenta dimorfismo sessuale. Specie migrante, ha un'ampia distribuzione. La troviamo presente in quasi tutto il bacino mediterraneo, in Africa, in Asia meridionale, in Australia e Indonesia. Le popolazioni italiane di garzetta sono in parte migratrici e in parte stanziali. Quelle migratrici nidificano nelle pianure del nord Italia e svernano in Africa. Le popolazioni stanziali le troviamo nel meridione d'Italia. Generalmente silenziosa, nel periodo degli amori la garzetta diventa molto loquace. Ed oltre ad essere più rumorosa, sviluppa anche alcune penne ornamentali molto lunghe sulla nuca, alla base del collo e sul mantello. Essa nidifica in colonie, in boschetti chiamate garzaie, prevalentemente in ambienti con presenza di specchi d'acqua. Costruiscono grossi nidi fatti di rami secchi, su alberi ad alto fusto o anche grossi cespugli. A metà primavera la femmina depone dalle 3 alle 5 uova, di colore verde bluastro, che cova insieme al maschio per circa 3 settimane. Dopo 20-25 giorni dalla schiusa delle uova, i piccoli abbandonano il nido e un paio di settimane dopo sono atti al volo. La garzetta si nutre di piccoli vertebrati come pesci, anfibi e rettili, e invertebrati quali crostacei, molluschi e insetti, che cattura con colpi del becco. Per catturare le prede si aiuta con le lunghe zampe per farle muovere e fuggire e poi catturarle sfruttando la rapidità e la precisione dei suoi colpi di becco. Generalmente caccia le sue prede in acque basse o sulle sponde delle stesse. Spesso la si può osservare in piccoli gruppi o insieme ad altri aironi. Durante il volo, lento e regolare, la garzetta ripiega il collo verso il corpo, formando una caratteristica S. È possibile confonderla con altri aironi. In particolare ricordiamo l'airone guardabuoi, il cui nome scientifico è Bubulcus ibis, che a differenza della garzetta ha il becco giallo, è più massiccio e dà il piumaggio che può tendere all'arancione durante il periodo riproduttivo. E poi l'airone bianco maggiore, nome scientifico Casmerodius albus, molto più grande, con becco giallo, ad eccezione del periodo riproduttivo, in cui il becco diventa nerastro. La garzetta non è specie a rischio, anzi la sua popolazione è in aumento, come il suo reale. Infatti esistono segnalazioni della sua presenza anche in Centro e Nord America.